Vieni, vieni. Boys, prima di iniziare vi ricordo che se andate all'interno dell'item shop, nella sezione supporta un creatore e inserite il codice creatore Fortu, così come vedete a schermo, e poi accettate, da ora ogni acquisto che farete mi farà avere una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Ciao a tutti ragazzi, qui è FortuGamer che parla e benvenuti in un nuovo video su Fortnite. Oggi ragazzuoli voglio parlarvi di una cosa che ho trovato in game, così completamente a caso. Stavo giocando e un nemico mi aveva droppato quest'arma ed era la versione del Primal Shotgun, questa che vedete qui di lato, insomma, nella sua versione mitica, proprio leggendaria, come volete chiamarla. L'ho provata, ragazzi, e ho notato che scioglie letteralmente i nemici. Per questo ho voluto provare a fare un paio di partite in questo video, proprio per mostrarvelo e anche per mostrarvi come ottenerla. Alla fine è abbastanza semplice. Nel mio video vi darò anche le mie opinioni più tecniche sull'arma e alla fine faremo un piccolo recap. Prima di iniziare però vi ricordo solo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanellina, ragazzi, altrimenti vi perderete tutti i prossimi video di questo tipo che arriveranno sul canale. Allora ragazzi, la zona per ottenere l'arma di cui vi sto parlando è di Spire, questa qui al centro della mappa. L'arma si ottiene eliminando il boss che c'è in questa zona. Prima cosa che vi dico di fare è cominciate a sopravvivere. E quello che vi consiglio di fare, nel caso non siate molto, diciamo, bravi a gestire le situazioni come quelle del game iniziale, è quello di lanciarvi nelle zone limitrofe. Poi da lì spostarvi in un secondo momento verso il centro, dove o troverete il boss ancora vivo o probabilmente troverete un nemico che ha preso l'arma del boss. Per esempio in questo caso già vedo da qui che stanno cercando di eliminare il boss. Il boss è qui. Ok, perfetto. Allora ragazzi, il mio consiglio è stategli lontano, perché la sua arma più forte è un fucile a pompa, quindi automaticamente standogli lontano dovreste riuscire a fargli abbastanza danno senza prenderne troppe. Esatto, per esempio a questo punto diciamo che abbiamo già vinto. E ora ragazzi, si tratta veramente di spammare con il fucile. In zona però avevo visto qualcuno. Ah, infatti sta sotto. Vieni bro, non ti preoccupare, non ti faccio niente. Vieni, vieni. Ragazzi, avete visto? Questa è la potenza dello shotgun, è letteralmente OP. Non ho idea di come abbiano pensato di fare un'arma così forte. Cioè, ma quando l'hanno programmata? Che cosa gli passava per la testa? Però questo game, ragazzi, dovrei giocare un po' meno safe. Cioè, insomma, abbiamo quest'arma così utile, che facciamo? Ce la prendiamo chill? No. Tanto qualunque scontro a bruciapelo, siamo molto... Cioè, questo poi è white, quindi figuratevi. Poverino. Dicevo ragazzi, qualunque scontro ravvicinato abbiamo veramente un vantaggio tattico incredibile. Ma sta qualcuno, raga? Cioè, seri? Cioè, seri? Veramente questo tizio stava girando così. Un problema di quest'arma è il caricatore, che non è così ampio a dirla tutta. Però, mamma mia ragazzi, veramente è troppo semplice con quest'arma. Io non so che dirvi. Cioè, i nemici davvero, raga, li massacriamo. Ah, simpaticone qui? Vabbè, scarso, scarso, scarso. Ok, sta a posto. Diciamo che non gli è andata bene. Teniamo lo scar, tra l'altro, GG. Fatemi prendere quest'arco, craftiamo la sua versione mechanical e facciamo così il nostro carissimo mechanical shockwave bow. Ottimo. E infatti, tra l'altro io devo stare attento a ricaricarlo sempre, fucile a pompa, perché questa è un'arma che ci mette veramente un botto per essere ricaricata. Dai. Ok, via subito. Se aveva qualcosa che mi interessava? Altro non sembra, via. Subito ragazzi, sono tizio di fronte, non mi ha visto. Fammi cadere, bravo. Ah, ma c'ho il fucile scarico. E lo raggiungo. Top, ragazzi, mamma mia. Veramente, ho fatto una combo, secondo me, che sono quasi inamovibile. Devo provare a raggiungerli ora. Ok. È un 1 contro 1, comunque. Ottima idea. Peccato che mi sa che gli sia andata male. Ok, sto giù. In acqua. Ragazzi, mi spiace, l'ultima kill la voglio fare utilizzando il pompa, quindi andiamo. Che c'è l'acqua, ottimo. Non devo sprecare i colpi. Vabbè. Signori, facciamone un'altra e vediamo questa volta come va. Magari è stato solo un colpo di fortuna. Ti è andata male, brother? Brotherino mio, ti è andata male, sì? Buonasera, grazie. Perdiamo tempo che a breve ci troveremo sicuramente un botto di gente addosso. Devo stare anche attento al boss ed evitare di trovarmelo perché... Io lo sapevo, io le cose me le chiamo. Posso fare già? Ah, effettivamente potevo fare lo shockwave. Boh. Posto. Questo già voleva rovinarmi il game. Tengo pure un tizio da sopra. Ce l'ho palesemente alzato, ma seri? Come al solito ho sciolto dall'arma. Però voglio controllare se stesse qualcun altro in zona, perché mi pare di sì. Io ho sentito tre persone in tutto, ho notato tre persone, non due. La safe è bella lontana, credo sia il caso di iniziare a darci da fare. Cavolo, no, me lo sono fatto avvicinare troppo. Ok, mi è andata bene. Prendiamoci tutta la roba e via. Una pozza piccola la utilizziamo. Ok, quello è un nemico.
Fantastico. Quasi quasi al posto della pistola mi piglio un pezzo di carne. Fortunatamente scarso. Mamma mia, meno male. Perché non costruì? Ma che? Ma non è neanche un bot, credo. Non lo so, non lo voglio sapere pensandoci. Cioè mi sto trovando in mezzo ai nemici così a caso. Ma cos'è? Non rubarmi pure questa kill. No, l'ho colpito per sbaglio. L'ho colpito per sbaglio. Fantastico. Fra, ti sei messo da... Scherziamo, vero? Cioè, mi elimina il bot, io non ci credo. Questo mi vuole ancora male o gli è passata? Ah, ma una storia vecchia, insomma. Bravo, fantastico, tutta questa bella roba. Meno male che le storie sono passate. Sta qui uno spassa, ragazzi, ma noi dobbiamo continuare con la nostra arma. No, posso fare lo scar, eh? Beh, certo, volentieri. Nammo. Ci manca veramente solo qualche scudo, poi stiamo messi veramente troppo bene. L'ho rilanciato nella safe. Sì, brava, è inutile che fai. Oh no, veramente, gli ha dato la kill. Gli ha dato la kill, la mia kill che è andata in tempesta. Piace, man, io ti volevo lasciare anche stare. Ma ora no, ora non ti lascio stare. Anzi, te meno, bravo. Ciao. Quello c'aveva lo stink bow. Ah, godo. 34, dai. Tizio sotto o ha poca vita o non ha cure o ha pochi materiali, perché il fatto che non mi abbia pushato è troppo strano. Devo capire intanto dove sono gli altri due tizi però. Ok. Caro mio, è inutile che tavi quei più deboli. Insomma, io li aiuto e palesemente quelli se la prendono con me. Ma seri? Vabbè, io resto sopra, fatti i vostri. Uno. Fatto. Un altro. No, questo c'è il bow che non dovevo. Ok, madonna, erano distrutti tutti. Vabbè, scendi, brother, scendi. Vieni, vieni, vieni. Bravo, bravo. Che non mi fai, ti? Fai la stessa cosa di prima. Vai, vai, vai. Vai, vai con lo stink. Boh, vai. Quante cure ha? Devono finire un giorno. Grande, bro. Bravo. Bravo con lo stink bow. Torna a tryhardare in arena. Hai sbagliato zona. Oh, comunque, raga, c'è poco da fa. Quel fucile a pompa ha fatto in modo che quel tizio non fosse riuscito a salire al mio piano. Beh, ragazzi, quindi l'avete visto. L'arma è davvero troppo, troppo forte. L'unico difetto, se così si potrebbe dire, che ha è il fatto che il caricatore sia molto, molto piccolo e che ricaricare sia piuttosto lento. Ma del resto, ragazzi, se riesci anche a dare un paio di colpi al nemico, probabilmente, letteralmente, lo sciogli. Una volta che uno non tratta l'arma come un fucile a pompa, ma magari più come l'unione tra un fucile a pompa e una mitraglietta, raga, il gioco è fatto. Prima di staccare vi ricordo solo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanellina altrimenti vi perderete tutti i prossimi video di questo tipo. E noi boys ci becchiamo alla prossima.